Io conobbi Aldo Capitini nel 58, nello stesso giro di giorni in cui venne a Firenze anche Danilo Dolci. Danilo Dolci e Aldo Capitini erano le due figure più provocanti del mondo laico italiano per quanto riguarda il discorso religioso. Il laicismo italiano mirava ad adottare queste due figure quasi così in contrapposizione al mondo cattolico, che invece era irregimentato in maniera piuttosto vigorosa e anche aggressiva dentro un progetto politico che non ammetteva dialoghi e aperture. A Firenze questi due amici trovavano uno spazio nel mondo cattolico abbastanza disponibile, perché c'era la Pira, c'era Don Milani, il discorso della non violenza era nel mondo cattolico fiorentino un discorso già presente e vivo. Ebbene, Capitini, ricordo, non trovò tra di noi cattolici piuttosto aperti al dialogo una risposta molto animata alla simpatia, perché la sua religiosità ci appariva così remota da quelli che erano i temi a noi cari e così legata a una visione panteistica e animistica, che non aveva riscontro con un cattolicesimo sia pure aperto ma però fedele a certe direttive della dottrina cattolica. E personalmente ricordo che ebbi con lui uno scontro che si riflesse anche in una polemica scritta. Gli amici del Ponte mi aggredirono con la stessa forza con cui aggredì i laicisti fiorentini, che trovavano in Aldo Capitini una specie di santo da contrapporre al nostro Giorgio La Pira. Bisogna risalire a quegli anni per capire queste contrapposizioni piuttosto ottuse, devo ammetterlo. Però il rapporto di Capitini con Firenze, con Giorgio La Pira, con Milani e mi permetto di dire con me, era destinato a mutare segno, perché proprio a Firenze noi combattemmo primi fra i cattolici italiani la battaglia per la non violenza. La Pira fu processato per il film Tu non uccidere di Otan Larà, fu denunciato, ebbe un processo, o meglio il processo non ci fu perché fu prosciolto in istruttoria. Io ho avuto un processo per la difesa del primo obiettore cattolico, obiettore di coscienza, e in quel momento in cui tutta l'opinione pubblica cattolica era tutto quasi contraria alle mie posizioni, mi venne una solidarietà aperta e calda proprio da Aldo Capitini e dal suo ambiente, per cui ebbi modo di riscoprire, eravamo nel 63-64, in quell'area che consideravo estranea al mio mondo, certi valori che nel mio mondo proprio allora stavano riaffiorando con forza. Subito dopo, nel 65, fu Don Milani a riprendere la battaglia per l'obiezione di coscienza, e Don Milani e Capitini ebbero modo di incontrarsi e di verificare una coincidenza piuttosto significativa. Quindi c'era una solidarietà che anticipava poi le consegne venute dal Concilio, secondo le quali gli uomini di buona volontà possono trovarsi, al di là delle loro credenze, uniti nel lottare per la liberazione dell'uomo e per la difesa della dignità della coscienza, che poi era la religione di Aldo Capitini, la dignità della coscienza, in cui si ritrova davvero il riflesso di Dio.